Buongiorno! E bentornati o benvenuti sul canale se è la prima volta che passate di qua. Oggi video sui prodotti finiti di dicembre. Iniziamo subito con una premessa. Come vi dico sempre nei miei video dei prodotti finiti, i miei prodotti finiti non sono tantissimi. Perché spesso e volentieri per la pulizia della casa e per la cura della persona utilizzo prodotti naturali, come può essere l'aceto di mele e il bicarbonato per quanto riguarda la casa, e il gasul o le noci del sapone, o altre cose naturali per quanto riguarda la cura della persona. Sapete benissimo che il mio shampoo ormai è quasi completamente fatto di lavaggi naturali alternativi, e quando vado a farmi la doccia quasi sempre utilizzo il gasul al posto del bagnoschiuma. Ogni tanto però anche io utilizzo il bagnoschiuma, e in particolar modo questo. Già altre volte nei miei video dei prodotti finiti come doccia schiuma avete visto il Vidal, perché ormai il Vidal è ufficialmente diventato il nostro bagno schiuma, bagno doccia preferito. Io sto provando un pochino tutte le profumazioni. Questa qua è camelia e ambra, idrata e rigenera. Non so se questa qua ve l'avevo già mostrata in un altro video dei prodotti finiti, perché io ormai tendo a ricomprare quelle fragranze che mi sono piaciute in particolar modo. Questo qua della Vidal, oltre a piacere moltissimo a me, infatti qualche volta faccio uno strappo alla mia regola di Total Nature, utilizzando anch'io questo bagno doccia che mi piace tantissimo, perché appunto il profumo, la fragranza rimane anche qualche ora dopo la doccia, quindi la pelle continua a profumare di buono, proprio come se avessimo utilizzato, come se ci fossimo spruzzati un profumo dopo la doccia. Anche mio marito apprezza in particolar modo il bagno doccia della Vidal ed è lui stesso che mi chiede appunto di ricomprarli. Quindi il nostro bagno doccia, bagno schiuma ufficiale della famiglia ormai è il Vidal in svariate profumazioni. Infatti ogni volta che trovo una nuova profumazione la compro per provarla, perché solo alcune non mi sono piaciute, però la maggior parte hanno appunto questo profumo buonissimo. Quindi il nostro bagno schiuma, bagno doccia preferito è sicuramente il Vidal. Altro prodotto per quanto riguarda la cura personale, anche questo qua è un prodotto che vi ho mostrato altre volte, perché appunto il Neutromed, questo qua APH 4.5 è ormai il mio detergente intimo, quello che compro sempre. Non dico il mio detergente intimo preferito, perché ormai questo è l'unico che compro. Qualche volta mi capita di comprarne altro genere appunto per provarlo, per testarlo, però io compro questo qua APH 4.5 perché appunto lo utilizzo anche come lavaggio per i capelli. Vi ho parlato in più di un video sul fatto che utilizzare il detergente intimo al posto dello shampoo va benissimo, perché appunto è molto delicato. In particolar modo io consiglio sempre questo qua APH 4.5 della Neutromed, perché appunto ha pochi ingredienti, nessuno di questi ingredienti è aggressivo o dannoso per la nostra cute e per i nostri capelli, e poi ha un pH ottimale. Quindi io vi ho detto che lo utilizzo soprattutto d'estate, quando vado al mare tutti i giorni. Allora molto spesso utilizzo questo qua appunto perché è delicato, sia come prodotto per la detergenza intima, sia come prodotto per la detergenza dei capelli. È molto delicato sulla pelle e altrettanto delicato sulla cute e sui capelli.
Quindi anche questo qua è un prodotto ormai che si trova sempre in casa mia, è uno di quei prodotti che compro sempre. Terzo ed ultimo prodotto per quanto riguarda la cura della persona. Anche questa vi ho mostrato in un altro video, questa è la crema notte antirughe della Sienne. Questa qui l'ho trovata da Lidl, infatti nelle vicinanze, diciamo che a circa un 20-25 minuti di macchina si è aperto un Lidl in un paese qua vicino, e ho provato questa crema, mi è piaciuta tantissimo ed è diventata la mia crema ufficiale. Come vi ho detto altre volte in altri video, io utilizzo o la crema giorno o la crema notte. Non compro mai crema giorno e crema notte perché io metto la mia cremina o nel pomeriggio o la sera, e quello è, quindi non mi va la mattina di mettere la crema giorno, anche perché trovo che la crema notte, qualsiasi crema notte di qualsiasi brand, la crema notte è molto più nutriente. Anche è vero che a volte nella crema giorno mettono dei filtri solari appunto per dare una protezione durante il giorno. A me non sono mai serviti questi filtri solari, quindi io vado a cercare una crema idratante e nutriente. E quindi a secondo della linea, a secondo del marchio che vado a comprare, guardo bene se prendere la versione giorno e quindi utilizzare quella nel tot 24 ore, o la versione notte. Però, come vi ho detto, spesso e volentieri la versione notte è molto più completa, molto più nutriente e idratante. Quindi questa crema della Sienne, questa l'ho comprata la prima volta, mi è piaciuta, l'ho finita, l'ho ricomprata, l'ho rifinita e l'ho ricomprata ancora perché appunto questo è il terzo prodotto per quanto riguarda la cura della persona nel mio video sui prodotti finiti, che ricomprerò sempre, quindi la vedrete ancora altre volte in altri video. E questi qua erano i miei prodotti finiti per quanto riguarda la cura della persona. Adesso passiamo ai prodotti finiti per la cura della casa e voglio passare subito a questo. Questo qua è il Rio Casa Mia, solo con sapone e alcol, senza ammoniaca. Questo qua al muschio bianco era la prima volta che lo compravo, perché appunto mi piaceva questo fatto che ci fosse più igiene, ma senza l'uso dell'ammoniaca, perché appunto l'ammoniaca, già utilizzo la candeggina per disinfettare bene i pavimenti alcune volte quando lo ritengo più opportuno, già la utilizzo quando vado a fare la pulizia completa del bagno, quindi per non prendere ulteriore prodotto che contenesse ammoniaca ho voluto provare questo, anche perché il prezzo era buono, costava più o meno un euro e qualcosa, non ricordo adesso nello specifico. Il profumo anche è buono, però ahimè ho scoperto che purtroppo sono allergica a questo prodotto, quindi questo prodotto l'ho finito nel bagno, nel water, nel senso l'ho utilizzato solamente buttandolo nel water, poi tirando lo scarico, facendo attenzione a non toccarlo né con le mani né tantomeno a passarci la spugnetta, quella che poi vado a toccare per lavare il resto del bagno, perché appunto ho notato, ho scoperto a mio malgrado di essere allergica a questo prodotto. Infatti la prima volta che l'ho utilizzato per pulire un po' tutta casa, cioè ho pulito il bagno, poi ho pulito tutti i pavimenti perché appunto mi piaceva questo fatto che avesse l'alcol all'interno, quindi disinfettasse e igienizzasse le superfici senza l'ammoniaca e senza la candeggina. Poi il profumo era molto buono, quindi l'ho provato sui pavimenti, su tutte le superfici lavabili, e mi piaceva. All'improvviso ho cominciato a starnutire, starnutire, starnutire. Pensavo che mi era venuto il raffreddore così all'improvviso, poi mi hanno cominciato a lacrimare gli occhi, e a prudere. Alla fine ho dovuto prendere l'antistaminico e il giorno dopo mi era passato tutto, quindi è stato
un attacco allergico, però io non pensavo che l'attacco allergico fosse dovuto a questo, pensavo che come al solito fossi entrata in contatto, non so con quale cosa ben specifica, perché anche altre volte mi sono svegliata la mattina con sto naso gocciolante, gli starnuti, il prurito e la lacrimazione degli occhi, quindi pensavo che era legata a questo, come mi succede spesso la mattina, mi era successo anche quel pomeriggio. Quindi lì per lì non mi è passato per la mente che potesse essere il rio casa mia con cui avevo pulito casa. Lo utilizzo una seconda volta, lo utilizzo dopo 2-3 giorni, faccio un'altra volta, non una pulizia generale, ma lo utilizzo per la pulizia quotidiana, quella che riguarda il pavimento del bagno, il pavimento della cucina, e mi ritorna lo stesso fastidio, anche per un pochino di tempo non l'ho più utilizzato. Ho fatto passare alcuni giorni, alcune settimane prima di utilizzarlo di nuovo. Quando l'ho utilizzato di nuovo, proprio per vedere se era questo, perché poi ha cominciato a sorgermi il dubbio che poteva essere stato il detersivo, l'ho utilizzato dopo qualche settimana e ho avuto di nuovo gli stessi sintomi. Quindi da qui ho capito che ho una allergia verso questo rio casa mia. Però questo rio casa mia, a parte che siamo incompatibili io e il prodotto, però questo rio casa mia è molto valido, perché appunto mi è piaciuto, mi piaceva tantissimo. Per finirlo, perché è un peccato buttare le cose, appunto per finirlo l'ho utilizzato quando lavo il water, lo butto nel water, lo faccio rimanere in posa facendo attenzione appunto a non venirne a contatto né con le mani né tantomeno respirando, perché appunto lo verso da lontano, chiudo il coperchio del water, lo lascio agire un po' di tempo, 30 minuti, un'ora massimo, poi tiro lo scarico e dopo procedo al resto della pulizia del water. E in questo modo l'ho terminato, solamente però, ripeto, perché ho avuto questo attacco allergico verso questo prodotto. Però resta un prodotto secondo me molto valido per la pulizia della casa. Altro prodotto finito, sempre per quanto riguarda la pulizia delle superfici, è il riomeliaceto. Il riomeliaceto l'ho finito una volta, l'ho ricomprato perché mi trovo bene, profuma, però il profumo non rimane molto a lungo, mentre quello del rio casa mia è un profumo che restava un pochino di più. Il riomeliaceto, anche questo è un buon prodotto, perché come vi ho detto l'ho comprato già diverse volte, l'ho finito e l'ho ricomprato perché appunto mi trovo bene per pulire i pavimenti, per pulire le varie superfici lavabili. E adesso passiamo ai prodotti per quanto riguarda il bucato. I prodotti per quanto riguarda il bucato, questa volta ho provato il Dash pulito e fresco. La scelta economica di Dash, pulizia profonda, profumo fresco. Questo Dash qua l'ho pagato 2 euro, 1,99 euro, 2 euro praticamente, c'è ancora il prezzo qua. L'ho pagato 2 euro perché infatti, come sta scritto anche vicino al contenitore, è la proposta economica di Dash. Secondo me il Dash è uno di quei detersivi veramente buoni, però costa un po' troppo. Cioè, se io devo andare a comprare un flacone di Dash e pagarlo 4-5 euro, preferisco ripiegare sul detersivo, quello dell'Auchan, se vi ricordate, che ho fatto vedere negli altri video dei prodotti finiti, che è ugualmente buono. Il bucato viene benissimo anche con quel detersivo lì e costa 99 centesimi, però appunto trovando questo Dash a 2 euro l'ho voluto provare. Ad essere buono è buono, però sinceramente non noto differenza fra il Dash
è il prodotto alternativo, quello che prendo all'Auchan. Infatti, quando mi capiterà di passare all'Auchan, credo che comprerò di nuovo quel detersivo lì, quello di 99 centesimi, perché comunque il risultato per quanto riguarda il lavaggio di lenzuola, asciugamani, tovaglie bianche, va benissimo anche quel detersivo là sotto marchio, va benissimo, cioè non ho notato questa grande differenza tra Dash e detersivo meno brasonato. L'ammorbidente ormai, tesori d'Oriente, è diventato un altro di quei prodotti che tendo a ricomprare sempre. Questo in particolar modo è Tsubaki e Peonia. Lo trovo buonissimo, lascia un profumo sul bucato, un profumo buono, buono, buono. Infatti l'altra volta, dopo aver lavato le lenzuola, poi io le metto nel mio cassetto, e poi dopo, la settimana dopo, oppure dopo due settimane, se magari utilizzo un altro completo letto, vado, cioè io ho 3 o 4 ricambi per il letto, quindi 3 o 4 pariur di lenzuole diverse, quindi non utilizzo sempre le stesse, mi capita di variare, una volta metto quelle bianche, una volta metto magari quelle colorate, quelle coi fiorellini, quindi vario. Quando ho lavato le lenzuola, utilizzando poi come ammorbidente questo qua, poi le ho messe nel mio cassetto e le ho utilizzate come minimo dopo una settimana, e profumavano ancora di buono, cioè avevano ancora un profumo buonissimo, che io mi chiedevo sto profumo da dove venisse. Poi quando ho sniffato le lenzuole, ho visto che era il profumo dell'ammorbidente che stava ancora lì sulle lenzuola, anche se le avevo lavate settimana prima, due settimane prima, sto profumo era rimasto per tutto il tempo che comunque le lenzuole erano state messe nel cassetto, era rimasto. Stessa cosa ho notato sui vestiti, è rimasto sul giubbotto, ho lavato il giubbotto e quando l'ho messo c'aveva sto profumo buonissimo, che anche questo qua, come per il bagno schiuma, sembrava quasi che avessi spruzzato un profumo sul giubbotto, quindi aveva e ha un profumo buonissimo. Quindi questo Tesori d'Oriente è diventato il mio ammorbidente preferito. Di tanto in tanto cambio anche ammorbidente perché mi piace sempre provare, però quello in assoluto che preferisco di più è questo qua della Tesori d'Oriente. Questo qua c'è ancora il prezzo sopra, l'ho pagato 1,40 euro. Alla fine non costa nemmeno tantissimo, dura abbastanza perché alla fine ne basta un tappo, è buonissimo e secondo me è uno di quei prodotti che vale la pena provare, appunto perché secondo me è un prodotto molto valido. Questi qua erano i miei pochi prodotti finiti del mese di dicembre, quindi il mio video finisce qua. Io vi do appuntamento al prossimo video. Per quanto riguarda i prodotti finiti, vi do appuntamento fra un pochino di giorni, fra un pochino di settimane. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.